ancora oggi il 70% dei farmaci ha un'origine semivegetale. Direi un 10-20%, ci sono proprio molecole estratte dalle piante, e un 50-60% sono emisintesi estratte dalle piante, poi trasformate per fare il prodotto chimico. Per cui la pianta, anche se oggi è molto disprezzata la medicina ufficiale, in verità senza piante la chimica e la farmaceutica non riuscirebbe a stare in piedi, perché non riuscirebbe a creare se no neanche il 20% delle molecole che ci sono in giro. Chiaramente le piante rispetto alla molecola pura, ai farmaco di sintesi, è molto meno rapido, è molto meno efficace, se vogliamo, a breve termine. Ma ha il vantaggio di non creare effetti collaterali, di non essere tossico, di avere un'azione blanda, ma non va a curare un sintomo, ma va anche questa a riequilibrare un'energia o sino uno stato all'interno dell'organismo umano. Chiaramente non possiamo curare il tumore, non possiamo curare la SLA, le malattie degenerative, però possiamo usarle come sostegno per queste malattie. Vanno benissimo per depurare il fegato, per curare problemi intestinali, cistiti. Oggi ormai un sacco di industrie farmaceutiche stanno propagandando il mirtillo rosso per combattere la cistite, che si usava, si è sempre usata, adesso sta tornando di moda. Sapevamo già dal passato che c'erano delle erbe che si potenziavano a vicenda, che quindi unendo due erbe insieme avevamo un effetto maggiore. Ormai da 10-15 anni abbiamo scoperto che abbiamo due tipi di sinergia, una sinergia di somma, per cui se questa erba mi agisce sul fegato ha un effetto 2, aggiungo questa con un effetto 3, ottengo un effetto 5. Ma ci sono altre erbe che se io le unisco, se una è 2 e l'altra è 3, non ottengo 5 ma ottengo 10. Questa è una sinergia di potenziamento. Oggi c'è una prescrizione enorme di antibiotici solo per un po' di tosse, per una piccola bronchite, per una faringite. Si possono tranquillamente curare con le erbe senza ricorrere a farmaci che danno effetti collaterali. Per cui le erbe, sapendole usare, sapendole miscelare bene, direi che si ottengono degli ottimi risultati.